4 aprile ci sarà la seconda udienza del primo processo in Italia per epidemia. Sul banco degli imputati Valentino Talluto, il trentenne ribattezzato dai giornali come l'untore dell'HIV nella capitale. Per lui ora c'è il rischio di una condanna pesantissima, l'ergastolo. Ma per stabilire il peso della pena, i giudici dovranno chiarire soprattutto se, con la sua condotta sessuale sconsiderata e senza precauzioni, Valentino intendesse contagiare, volontariamente o no, le sue 53 partner. Per capirlo, sentiamo come le ricorda lui stesso durante l'interrogatorio reso davanti al magistrato a dicembre 2015, poco dopo il suo arresto, e che possiamo farvi ascoltare per la prima volta. Lei sapeva, no, di essere sieropositivo? Non è che la vivevo male come se avessi qualcosa in meno, però ecco, con le ragazze con cui sono stato di più e c'era la speranza di un futuro, glielo comunicavo, ad altre no. Senta, di quante donne parliamo dal 2006 a oggi? Non so dare un numero preciso, saranno 15-20, meno di 30. So, 40, tra le 40 e le 50, no, non è che sto sparando, ma non faccio una lista come alla spesa, cioè. Perché non voleva usare il preservativo? No, guardi, le dico, a me ogni volta che hanno chiesto di usare il preservativo l'ho sempre usato, poi è capitato a volte che non è stato usato, ma per leggerezza mia, non perché avevo detto che mi dava fastidio, ero allergico. Le parole di Valentino sembrano il macabro elenco delle vittime di una roulette del contagio. Allora, noi abbiamo ragazze, donne, in questo periodo di Natale, in cui dobbiamo telefonare e dire di farsi il test, che a volte va bene, a volte va male. Le faccio solo un caso. Non le dice nulla? Il nome sì. Ieri ha scoperto di essere sieropositivo. E quando il magistrato lo incalza, Valentino sembra trovarsi davanti ad una realtà che non si aspetta. Quanti anni aveva all'epoca? 16. Ne aveva meno? Ne aveva, sì, no, 14. Ma lei lo sa quando ha scoperto di essere sieropositiva? No. Qualcuna di loro ha rischiato di morire, lo sa? Durante l'interrogatorio, Valentino viene a sapere fatti che, nella morale comune, sono tutt'altro che trascurabili. Lei ha messo incinta la... Mai saputo. Tutte vite scalfite dal fatale incontro con Valentino. Sarebbe bastato che Talluto avesse seguito la terapia che gli era stata prescritta per azzerare la possibilità di contagio. Ma lui dice di non essere mai stato costretto a farlo. È l'unica risposta seria che mi può dare a tutto quello che ci siamo detti, è perché? Se no io continuo a non capire. Perché sono stato sempre leggero, non pensavo. Cosa non pensavo? Non pensavo di... Ma se dopo, se sì, ormai per sapeva per che stava contagiando mezza Roma, come pensava di non pensare? No, io ancora non sapevo tutte queste persone che ho contagiato. Capito? L'allora avvocato di Talluto, davanti al suo cliente, cerca addirittura di rovesciare la situazione, arrivando a sottolineare la scarsa prudenza delle partner conosciute in chat da Valentino. Però, così come vedo una superficialità da parte del mio assistito, comunque una certa superficialità da parte di chi approccia pure, io in principio azzurro che conosco via computer e che mi si presenta, ho una certa difficoltà a immaginare. Nella lunga lista delle donne di Valentino, però, ce n'è una che sembra aver sempre rispettato, usando precauzioni e mettendola presso al corrente di essere sieropositivo. Chi è? È la sua attuale fidanzata, che chiameremo Marta. Poi lei a un certo momento nella sua vita ha conosciuto il no? Sì, la mia attuale compagna. E lei è innamorata il sì. Voleva risposarvi? Sì, è ancora un progetto. Ancora un progetto. Sì, con lei ho parlato, gli ho detto anche di tradimenti. Da settembre, al giorno prima di essere arrestato, lei ha questa serie di reiterate scappatelle. Guardi, io ora che spero di aver trovato la mia ultima compagna, ho iniziato a prendere la cura, però anche con lei, cioè non è che facciamo tante volte sesso, le dico, cioè per l'età che abbiamo ne facciamo molto poco. Perché?
per paura. Ma chi è davvero Marta? La fidanzata e addirittura futura moglie. È solo una delle tante donne cadute nell'incantesimo d'amore di Valentino? Però secondo me per tanti motivi è un punto di riferimento, perché lo sa perché? Perché sta lì e sta buona. Ogni tanto. No, guardi, non è la donna da Belino, no, non è assolutamente così. È che quello che ho capito in questi giorni che sto qua è che ho sbagliato tante volte.